80 anni dalle leggi razziali, di questo si è parlato in un convegno che si è tenuto al Centro Allende della Spezia, organizzato dalla Fondazione Amendola, di cui è presidente Andrea Orlando. Tra i relatori anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e poi il vicepresidente del Parlamento Europeo David Sassoli e il direttore della stampa Maurizio Molinari. Parlare delle pagine più delicate, buie appunto della nostra storia è un modo per evitare di ricadere negli stessi errori. Farlo in un momento di crisi generale credo che acquisti ancora più valore e più importanza, quindi penso che sia giusto questo sforzo che stiamo provando a fare come fondazione per riportare una data come questa al centro del dibattito di una comunità che ha una lunga e importante cultura democratica come quella spezzina. È importante conoscere la propria storia, soprattutto per evitare tragedie come quelle che abbiamo subito o vissuto nel passato. Quest'anno è singolarmente l'anniversario, forse, della pagina più buia della nostra storia, le leggi razziali, e anche una delle pagine più luminose della nostra storia, che è l'approvazione della Costituzione repubblicana nel 1948. Sono 10 anni in cui si passa ai due estremi della politica. È bene ricordarli entrambi, perché sapendo quale abisso può finire la politica e anche quale eccellenza può produrre, credo che sia un modo per tenere sempre presente quali devono essere i valori. Una pagina buia della nostra storia, non solo per ricordare naturalmente, ma perché non accada più. In tante parti del mondo il razzismo, l'antisemitismo costituiscono ancora una ferita e naturalmente noi dobbiamo fare in modo che le nostre società, le nostre democrazie non si abbandonino a derive del genere. Ci sono molti segni purtroppo che vanno in senso contrario, da come si giudicano le minoranze, da come si giudica l'immigrato, da come si giudica lo straniero. In Europa il fenomeno è molto preoccupante, ci sono ebrei che lasciano il proprio paese per le minacce che ricevono. Ecco, l'idea che l'Europa possa essere lasciata per motivi del genere, questo è davvero preoccupante. Dobbiamo non abbassare la guardia, fare in modo che ci sia un tratto culturale della nostra democrazia che salvaguardi le differenze, che vada incontro alla tolleranza, alla solidarietà.